sono Benito Paniccia e Mario Piacentini. L'organetto è suonato da Roberto, mentre Alfonsina, Vittoria e Pippinella sono gli asini che accompagnano questo gruppo. Ceci, fagioli, fave, favette, ciciecchie, piselli, lenticchie, questi semi commestibili importantissimi per l'alimentazione dell'uomo. Sono alimenti antichissimi, coltivati alcuni già da 7.000-4.000 anni fa, che hanno accompagnato la storia dell'uomo, soprattutto delle popolazioni più povere, perché sono fonti di proteine simili a quelle della carne. Per questo sono detti la carne dei poveri. Ma contengono anche vitamine e sali minerali come il fosforo, calcio, potassio, ferro. Ancora oggi contribuiscono a combattere la fame nel mondo, tanto che la fame la FAO riferisce sé i nutrienti per un futuro sostenibile. Inoltre sono ricchi di fibre, che contengono pochi grassi, per questo sono alimenti che contribuiscono a prevenire le malattie cardiovascolari, il diabete e l'obesità. Le proprietà nutritive dei legumi poi aumentano se abbinati a pasta e riso, diventando un piatto unico, completo e equilibrato. Le piante dei legumi sono coltivate anche per la capacità di arricchire i terreni grazie alla presenza di nuove radici e di batteri speciali che fissano l'azoto atmosferico, migliorandone la fertilità, evitando l'uso di coccini e riducendo così l'inquinamento e favorendo anche la biodiversità del suolo. Grazie poi alla grande varietà genetica dei legumi si possono scegliere quelli più adatti ai vari tipi di terreni e di clima. Nella zona tra i legumi si coltivano ceci, fave, favette, fagioli, ciceppi e piselli. Per quanto riguarda i fagioli, in passato si coltivava il fagiolo d'acqua di colore nero a fascia alta, il purloco piccolo a bassa e il guarantino simile a cagnolini. Per pulire dall'impurità i legumi, dopo la raccolta, come dico, si utilizza il setaccio. Nella nostra zona il termine italiano setaccio si traduce in dialetto con setaccio se viene utilizzato per il vaglio della farina e lucascarino se utilizzato per il vaglio dei legumi, del grano e del granturco. Il setaccio, la farina, ha maglie molto strette, mentre lucascarino ha motivo della consistenza diversa tra la farina e i legumi. Attualmente i cascari erano costruiti con legno e vimini intrecciati, sia a forma di ferro di cavallo che circolari ma anche quadrati. Poi si è passati a farli con il cerchio in legno e il fondo in rame bucherellato, oppure con materiali di recupero come la latta. Intorno agli anni 50 del secolo scorso invece si è cominciato a costruire sempre con il cerchio in legno e con il fondo in rete di metallo a maglie calibrate. Il legno utilizzato per il cerchio deve essere flessibile come il legno di faggio. Ed ora la parola ai protagonisti del carro. Bella fe! Bella fe, ma dove stai? Sto a casa! E non ci vedo quanto bene! Ci vedo quanto bene! Senti un po', ma che hai? Fammi vedere! Per un proposito della famigliana che l'ha un po' accappata, ma...
Ma se anche le campane lo freddi, se no chi ce la metta, ma se la famo? Anche era sempre fatto. Stavo preparando, non preoccupate, faccio mangiare con come sempre, come al solito. Ah, faccio pollastro oggi, faccio carne da porco. No, che stai preparando? Lo pollastro scordatello proprio perché lo siamo portati alla signora Vergli. Con tutti i mesi ci mi era portato un cappone, la farina, l'ova, il nusaico. Ma ci sta che la bella recchia di porco, che facciamo? Due belli tagliarini con le codiche e il recchia di porco. Meglio adesso sì? Ora vado di fagiolo e facciamo. Chi ti fa bere? La signora mi ha detto, signora Nadia, questo dentro questi fagioli ci sta l'ufero. Io ci sono detto, signora, ma che sta l'ufero? Io ce lo vedo. Vabbè, tu mi ha detto, guarda cara signora, che se tu ti mangi i fagioli, è come se ti mangi la cosa del pollastro. Oh, lo dice Elsa che ha fatto le scuole grosse? No, no, hai ragione. Vabbè, mo, ci provo, ma cosa sa di vabbè, ma senti un po'. E no, ci ho sentito, però fatti i decisi. A tra poco ce l'ho sentito, ma le regole che stava a combinare a chi se ce ne che fa niente, vedi che stava a fa? Ah, sono capito. Eh no, ma perché questi non sono manco tanto capace, sono qualche minuto. Va bene, va bene, allora. Va a vedere, sta a fare mangiare. E magari la comunica già sta a fare qualcosa, sta a ammazzare, sì, sì. Voglio tira più forte, tira più forte, tira più forte, che sono sicuro si rompe. A te gli l'ambarato. Non te la muove, no, ne te la fa così, guarda, ma così, reggi un po'. Devi fare così, le tolgo, lo metti qua del fianco, ecco, ti metti pure un po' così, ti levi tutto le scorce, lo vedi, è così. Dai, fammi vedere come fai. Ecco, brava, brava, mo te stai a imparare. Fermate, fermate, chi si ti deve fare piano piano, non sai chi si te sono. Questi sono gli fagioli d'acqua, questi li fa un cima sotto per Santa Maria, allora tu sta la capo d'acqua, pure un cima a Cirillo, guarda che sono belli. Questi qua me li ha lasciati nonno, questi sono antichi, guarda che sono belli. Ma raccomando, fa piano piano non me li fa cadere, eh. Bravo, bravo, ma la quarantina, gli fagioli, la quarantina tu stavo, mi siete messi già da parte, ah bravo, mi siete fatto bene, è quello puro. E non facciamo qua 40 giorni. Ecco la chiesa, qua piano. Guarda quando ne si mandati per terra. Sta bella la chiesa, la chiesa ci fa aperto tutto. Isso. Senti un po', ah, fammi vedere. Questi sono gli borlotti senza frasche, quelli bassi, belli, belli. Chi si devo bene, sento li potevo mettere, li potevo mettere dalla turetta, che allora ci stavo poche piante, allora andavo anche a fare le frasche per fare. Bravo, bravo, tira più forte tu. Senti un po', moglie, ma tu mi stai a fare niente, bro? Sto bene, qui stanno qua. Oh, no, vedi da capassi musica, non ci fa mente figli con lo spuccio, con lo vermo, eh? Fa niente, quello che mi stozza grassa. È vero che ci sta la locosa, dice che è una proteina. Faccio manco questi. Senti un po', ma lo cascarino di tu sta? Bello, lo sai che è il spagnolo, quella che te lo truciù. Madonna mia, ma che cascarino, come lo sei ricordo? Tengo. Ma ci sta giù, ma te lo puoi mantenere un poco, no? Ma che ci facciamo? Questo tengo, che questo te l'ha dato il fisnonnimo. A dopo ho fatto la terra per i cici. No, il fisnonnimo. Ma che sta, mi sta mandando tutti per terra, guarda. Senti, dammelo. Ma sì, dammi un altro cascarino, a dove lo troviamo? Questo lo tengo che faccio sta. In questo allora donato. Fa una cosa, vai in fratturino, che dici che sa. Ecco loro le cose. Ah, meno male, metti qua. Oh, state attento, questo è il primo lo tengo a far giustare, fermo. Mo' vatta allora. Agli fratelli, vada agli fratelli. Vabbè, sarà. Ma sarà. E se ti dice che avete i soldi, tu dici che non te niente. Certo, no. Ci potevamo dare solo che è giornato adesso. Va bene, ce lo dico. Ciancio, buongiorno. Senti, dentro sto cascarino mi sono andato. Ma non lo può aggiustare. Tu lo posso aggiustare, questo è in taità, non ci aggiusti. No, no, mi piace troppo, questo era no, questo non è buono. No, no, facciamo così, tenetelo per ricordo, questo io te ne faccio un altro. Ma quanto costa? Quanto costa? Un cascarino buono, ma buono però, che dura. Aspetta, un cascarino. Quanto costa? 30 lire. Sì, ne buonanotte, no? Senti, sta marito deve fare una giornata. Guarda che bello, guarda che bello. Oh, ma giornata con marito, non va. No, io a giornata, non sono mai scontato niente. Sì, vabbè.
A me non dai i soldi, se non te faccio prima niente. Allora, per me, prenda lì, so troppo. Tu no, sentami a me, guarda, stavo stivo agli unici, stavo a fare chicchi di ferro, amore, dopo la guerra. Fammi vedere. Tutti i fusti di petrolio, tanti pissi fossi, stiamo a raddoppiare tutti quanti. A fammi rivedere, a come si fa, però? Ah, mica su piedi. Su piedi, ma prova a dirlo. Aspetta, arrangiamo sto coso. Potesse pure io. Che stava a tu bra? C'è dove l'ho chiappata sta roba? Non sto anche a dirmi gli fusti tanto che si fosse dopo la guerra questo ci fa gli scusi. Gli stiva gli uni che stava a fare. Questo ci stava a fare gli porti, se no lo tagli la mano, no? Ah, so capito, questo gira. Questo hanno un macchinario no, questo siamo comprati, perciò costa tanto la roba. Ah, ma voi siete un doccio carastusi però. Siamo un carastusi. Ma non te la dica Laura con bene, no? Che siamo cari, no? Sì, vabbè, ma fammi vedere come si fa su cascarino. Su cascarino, qua. Stava a dire che stava a fare. Che stava a fare? Niente, con malo solito. Con malo solito, quindi che sta in attrezzo, che serva? Come si chiama? È un attrezzo, è una pressa per snervare, mesa gli lunghi, ci passa e ci snerva la tavola. Ah, ho capito. E perché accidate un anno modo e un annato? Perché questo stile, uno stile, uno stile, uno stile, stava a sciogliere uno, questo qua però la tavola stava a mano una settimana. Ah, perché stava a mano? Ma scusa, se posta a mano non si infrasica. Ma che si infrasica, la cosa la suga, no? Ah, per fare un cerchio. Questo è un cerchio di ciuciulo che ha messo fuori parecchio. E questa che è? La della ruota di un caretto? No, questa è una forma. Ah, è una forma. Il po'? Il po' dopo, ecco, una volta che l'avevo fatta così, voglio aiutare questa tavola. Ecco, la putino in allogo. La mette in aiuto. Fammi vedere bene che io 30 lire non se le tocco. Questo lo devo da mannare. Piano piano fa, se lo si sporca. E te lo so dito, ma se lo sbraccia. Ecco, ah, si stocca. Il po'. La rattaccane qua. Voi siete bravi, figli mastri. Il po'? Ma come si regge? Ma come si regge? Ecco, lo faccio vedere. Ecco, come si regge? Prima. No, fa regge che? Ah, lì, che ci mette? Ma che ci mettate? Che è il suo coso? Lo fico? Se fai chi l'altro pezzo da tavola, sto Vincenzo ci fa lo cascarino, no? E che è sto che è? È un morsetto, a spalle. È un morsetto che stringo. E come lo stringi? Poi te facciamo vedere, con un chiodo. Gappa lo chiodo, compà. Ecco, lei. Perché da reggia sì, invece di 30 costa qualcosa di meno. No, neanche la combatte già lo conosco. Io tengo la famiglia grossa, voglio. Ecco. Non te posso fare niente. Ah, ecco, ecco, tu capito, Attenta che ti fai male. La cosa che ha fatto Lucista, la settimana che sarà sua. Ah, Ippo? Ippo, ecco, lui, questo l'ha segnato. E ci sta a fare il buci con lo ventiliggio. Ah, sbucia bene, compà. Sì, questo fanno scusa. Lo sbucia loro. Non sbucia niente. Oh, stanno a vedere una cosa che mi sembra un po' pure piacere. Questo che è? Questo è un altro cascarino. Sono ah, questo mi piace. E quanto costa? Questo costa un po' di più di quello. Cioè? 35 lire. Sì, buonanotte. Ma com'è? Questo ci va, fallo provare. Non è buono, manco questo. Questo ti stanchi, in classe forse vogliamo stare a stanchi. Sì, stanchi. Vabbè. Il po'? Poi ecco, ci metto sto filo qua dentro. Ah, vedi? Ma questo scusi me, questo non è buono a niente, tutto scusato. No, adesso forse ci andiamo a mettere questo dentro, questo è acciaio armonico, è dall'America. Ah, che ne, che ne? Acciaio armonico. È una parola americana. No, ne, no, ne, ma voi siete ignoranti. Vabbè, noi parlavamo quello che sapevo di. Ecco, sta c'è l'armonico, uno te l'attacca tutto, te la cucina, io sto volendo la fine da fare, una che mi dà i soldi. Io mi tengo perché siamo troppa gente a casa. Vabbè. Non può essere, vabbè, perché costa troppo. Stavo gli stati, gli sti con la rete, con le cose. Ma che si non sono so buoni per me, no? Ma che io ho messo a cavaglia la scifa, guarda. No, no, va bene. Le fighe secche, ma fa cercare le fighe secche. Le parole su poco. A me mi serve un cascarino. A te basta. Ci siete messo le ciammarughe che fa un fracitato tutto. È buono con tutto.
Ma lui ci siete messi. Il certo, io quando ci mangiamo. Se non era con Matteo, la portata no, lei mi puttano Ciammarugge. Cazzo, visto lo cascarino che fa per me. Mario! Io! Questo mi piace, a fare vedere questo coso. Ammazza che bello! Questo è fatto con le notti, con le noci, con le figlie, tutto quello che fa. E se ci vanno gli cici, mi faccio gli cicerchi? Mi facciamo un giusto. È buono, è buono. E questo quanto costa? 10 lire. Sì, buonanotte. Non è a parte questo coso può... C'è venuto fuoco la luna buona. I vitti d'olmo, fai i vinti di giro, fai i vinti di... Vedete cosa, come si chiama? Non si studiato un dolore corti? No, non lo faccio, dolmo di giro e di sangue. So capito, ma questo coso in frascica non è buono niente. Quindi... Ma non vuole, la bottigliera vuole imbriare. Io tengo la famiglia grossa, un po' essere. Ma non ho niente altro. Senti, mamma, io chiedo con Matteo, già ne ho avuta una l'altro giorno. Lo sai come sei venuto a finire? A tu sei venuto a finire? Lo sei venuto a finire, non teniamo manco gli occhi per chiamare. Come a me? Alla fine sai che mi ha portato io. Che ti ha portato? Un cassetto di comitino. E fammi vedere, come lo aggiusti? Ecco un cassetto di comitino. E come si aggiusta? Cioè, uno fuori ci metto la rete. Oh, aspetta un po', tengo a chiamare un attimo Maria. Luca! Vai ecco! Dai a togliere il cassetto del confidino. Cassetto? Quale però? Quello del bisnonno. Di Zindoglio? Ma... Ma sono morto! Ah, era del Zindoglio! Quello del Zindoglio! Va! Ma sono morto alla giornata! Ma niente, che mi serve, ci tenga a fare! Ma che ce la fa però? Tu vado a togliere! Ti vengo da fare una cosa! Guarda, capisci, Femmine, ma che sono morto alla giornata, ancora ecco! E ancora ti togli le mutande a manica lunga, va? Ma vedi se le sono lavate? Ah sì sì. E questo non potranno le zindoni? Queste volte le metti quando te frigo, dai, non a me. Allora che sei vero cassetto? Ma che ce l'hanno fatto? Non ti preoccupare, io lo cascarino a 30 lire non me lo compro, con questo 5 lire ci levo, lo fumo, ci metto un bacioletto, che facciamo? E lo mettiamo al posto di quello. Ma intanto ce lo potevo pure mettere le mutande lì? No, niente. No, andavo a metterlo pure l'aria, si capisce? Ah, dai, senza calare. Hai ragione, te. Allora io te lo tolgo, quando posso venire? Come quando puoi venire? Ma che io ti mando lo pure faccio? Ma poi lo puoi venire che ci vieni? Ma niente, che Zindoglio sei morto, io sto a posto. Appunto, vedi che te la fa. Va bene, va bene. Va bene allora, 5 lire per te la capo. Mi piace, 5 lire sto a posto. Vengo domani, Ma a mangiare è pronto? È pronto! Senti un poco, ma se voglio essere, ho finito la coscia, a me mi dà proprio fame, mi devi assaltare. Aspetta. Mi sta a girare la sciocca. Ma chi si stava a fare un buon lavoro? Un buon lavoro. Diciamo così, basta che non mi vado a andare fuori all'ara, che sennò dopo va a finire, che mi fa a cercare lo sangue del cervello. E dopo ci rompo pure l'abbraccio. Ma va a che ti ci mi dà vabbè. Si capito. Già tanto che stavo battendo la... Nadia, si è fatto le farsi gusti. Tu fasciolini con le cote che no forza ma le siete pelate bene con le cote che ma cappilizzo c'era massimo si vuole che quando ti passa alla Lucannarillo ti fa quello doccio solletico ma è bello bella assai Nadia ma mi devi spiegare una cosa sì. Che fasciolini si usavano per farsi allora gli fa ma questo male non dice niente io sono struito poco ma adesso ancora peggio di me allora Elena chisti se me vengo portatemi tutti li faccio porta qua sì chisti qua sono i borlotti ma non so come chi i nostri che vuoi sono quelli che hanno tempo sono tocci più lunghetti e sono i quarantini no non sono i quarantini sono frasca bassa che significa che quando si piante la pianta è ciuga e non c'è bisogno della frasca per potersi arrampicare. Di solito usiamo chisti che a chisti si cosciano prima. Chisti qua sono gli quarantini, chisti sono preziosi, come alla muraglia. Chisti erano del bisnonno. Pure chisti sono a frasca bassa, ma volete andare a dire che significa frasca bassa? Uno siete capito, ma voi siete istruiti, lo siete già capito. Sono capito. Chisti sono all'acqua, dico bene. Sono figli che fa un gimacerino. Sono neri, però sono pure un doccio, come sono i sottosti e ecco perché quando mi era fan mangiare presto il lesto usavo che gli all'uovo perché con una giornata San
molle. Un giorno dopo gli mettiamo dentro alla pignata con le coteche, perché quando ci metti le coteche si fa ben i saporitelli, se no lo bisogna mettere la trusale, il trusale costa il rieste, quindi chiarissimo, chi si sono figli che teniamo, tu hai capito già? E invece questi qua sono gli ultimi, chi si è arrivato voi, chi si devono portare sicuramente gli americani, sono tipo un'ottima di gira su auto. Io so capito solo Frasca Passa e mi è piaciuta assai. Ah, ti è piaciuta? Mi è piaciuta. Ma so, allora io sono fatta le scuole basse, ma che cosa lo saccio pur dire? Ma come no? Nella lingua va bene, allora ringraziamo il primo carro. Salvotti! Un applauso! Mi sa che sono cotti! Nella loro esibizione bellissima! Vi invitiamo a lasciare la piazza e per carro di questo gruppo sono Andrea Cerelli e Lorenzo Mariani. Questo carro è ricco di orecchisti e stornellatori. Ma comincia a fare così. All'una e mezza sono venuto. Guardate pure, non comincia a fare così. Non voglio, no, guarda qua, mi sta spingendo tutto qua. Allora qualcuno di te che sta spingendo. In passato e come oggi, tutti in casa abbiamo le sedie, ma a differenza di ora, prima, se si danneggiavano e bisognava risistemare la seduta, si ricorreva a colui che le sapeva impagliare, al mastro impagliatore. L'impagliatura manuale è una tecnica antica, usata appunto per la produzione di sedie. Per eseguire l'impagliatura di una sedia si possono utilizzare diversi tipi di materiali, corda, fibra di cellulosa, paglia di fiume o meglio, erba palustre. E si possono eseguire diverse tecniche di intreccio, con ognuna delle quali ottenere una decorazione diversa dalla seduta. Una delle tecniche più conosciute è quella con l'utilizzo della paglia, ma la più usata nelle nostre zone è la tecnica spicchi. Diamo il benvenuto al secondo carro. Merita rimbagliare sta sedia, però. Comunque vada, oggi si tratterà la lavorazione delle sedie. Quindi vi faranno vedere, oltre all'impagliatura, che è la fase finale della sedia, vi faranno vedere anche passo passo come realizzavano la sedia dall'inizio alla fine, perché giustamente per fare l'impagliatura, se non c'hai l'elemento essenziale. Noi sappiamo tutti che nel borgo di Santa Croce, tanti anni fa, c'erano un sacco di botteghe e manco a farla apposta c'era proprio la bottega dell'impagliatore. Infatti lo ringrazio, anche se lui non c'è più, ma ci ha dato una mano la figlia Luigina, che ringrazio con tutto il cuore, perché noi giustamente, essendo nati in un'altra epoca, tante cose non le conosciamo. Certo. Quindi dal borgo di Santa Croce oggi in modo simbolico abbiamo riportato un po' di vecchi artigiani qui nella piazza di Santa Francesca. Quindi oltre agli impagliatori portiamo anche i costumi alle sedie. Quindi vi faremo vedere che verrà costruita la sedia partendo dall'elemento principale che può essere un ciocco, una ramata, fino alla realizzazione di pozzuchi, stanghe, montanti, e alla fine vi faremo vedere appunto questa impagliatura. Oggi useremo in particolar modo l'erba palustre, l'erba di fiume, detta da noi la stramma, che era una di quelle erbe paglie che poi vi farò vedere man mano. Una volta raccolte, fatte seccare e poi bagnate, avevano una bella consistenza, perché giustamente se una sedia doveva essere buona deve anche comunque sorreggere. Comunque adesso qui davanti vedrete che ci avete i mastri impagliatori, mi vado un attimo a informare che cosa stanno facendo. Vai Veronica, grazie. Tu qua che ci stai a fare? Voglio a me lo compare, merita rimbagliare sta sedia, da quando sa morto nonno, ma l'ha stato solo un sacco di impicci. Immo se non fosse per questi quattro vecchi che mi davano una mano, in Zaparia chiudo spatta la ciocca. Immo proviamo a squadrare sta sedia e vedere c'è fuori. Infatti una delle tecniche appunto dell'impagliatura è anche la
squadratura. Bene o male oggi abbiamo tutti gli artigiani che la seduta la faranno abbastanza quadrata. Invece una volta, se la seduta era squadrata, nel senso era più stretta dietro e più larga avanti, dovevano anche cercare di rinquadrarla e comunque vada la dovevano rendere quadrata, quindi facevano una specie di lavorazione sui due montanti anteriori. Poi man mano vi farò vedere. A me mi serve l'imbagliatore, te posso chiedere? A me mi deve imbagliare sta sedia. Mi sei rotta camarino, ma stasera ti incazza se me la rifai. Ma che ci si fa a sta sedia? Mo troppi cazzi, lo sapevo. Me la deve fare entro stasera, la tengo pure gente a pranzo. Ma hai visto la rospa che si risposta mi ha fatto? Ma anche se ti ha macinato tutto, ma io come, che ti posso fare? Che ti posso fare qua? Guarda che, sai che sta pure una bella sedia? Capo? Ma se non sai che mi taglio proprio questa, però ti posso portare giusto gli gnocchi. No, non me la devo fare, come se la metà. Allora, mentre questi impagliatori, come avete capito, dai comunque vada a rimbagliare sta sedia perché sta ancora vagliona, se no sta senza, io vi faccio vedere come gli altri lavorano comunque per avere la sedia per poi farci l'impagliatura. Allora, per poter ricavare gli puzzughi, gli schienali e gli montanti, venivano fatti una specie di, io li chiamo fogli, estrazioni comunque dallo ciocco, e poi una volta che venivano ritagliati in quel modo, venivano affinati, venivano piallati, limati, in modo che da quel pezzo di legno venivano ricavati questi pozzughi. Quindi veniva una doppia lavorazione anche nel susseguirsi, che adesso vi farò vedere. Poi oltre agli pozzughi, come vi ho detto, c'erano comunque le stanghe dietro e c'erano anche le zampe davanti. Quindi venivano presi dei bastoni un po' più piccoli, in modo che il lavoro era pure un pochettino più leggero, perché se no prende una ramata grande, e venivano puliti, quindi ci monnavano dalla scorcia, diciamo, la corteccia, venivano piallati, ci toglievano tutti quei nodi che comunque avrebbero creato difficoltà nella lavorazione, e venivano già inquadrati, diciamo una specie di squadratura. Allora io adesso vi sto facendo vedere passo passo i lavori, ma calcolate che questo lavoro una volta lo faceva un'unica persona. Certo. Allora, fatto questo, come vi ho detto... Ma io voglio sapere che sta a fare Ilario. Ilario, che cosa stai facendo? Io sto andando a fare i pezzughi per la comare. Ha detto compà, fammi un pezzucco bello dritto, comà, perché ci penso io. Dritto e tosto pure. Tosto, normale, sì. Lo sapevo. No, infatti dopo più da, vediamo se è resistente, perché comunque verrà inserito da qualche parte. Te pareva. Quindi, oltre agli puzzughi, creavano anche questi montanti, che serviva per sorreggere le quattro parti di incastro della seduta. Quindi, una volta che poi affinavano questi cosi qua, li limavano, avevano anche un'unità di misura, dove comunque vada, in base al foro che comunque c'aveva la stanga, loro vedevano. Quindi una volta che poi, tipo come sta facendo la prova ancora nera, quindi può forse... Ma sbaglio o si dovevano usare i fondi della damigiana? Allora, per lavorare? Adesso vi farò vedere, giustamente vedendo questi pezzi, tutti grezzi, quindi la carta vetrata, diciamo la moderna nostra conosciamo, ma quella di una volta era fenomenale, il fondo della ultima. Era tipo un rasoio, infatti rendeva le cose proprio lisce. Boh, più avanti faccio vedere alcune ragazze. Anche perché in campagna il genio si usava qualsiasi cosa, tutto quello che si aveva a disposizione per fare questi lavoretti. No, il bello era proprio questo, perché si riciclava tutto. Casomai pure le cortecce, queste cose, poi le utilizzate. Non si buttava mai niente. Un po' come il maiale, diciamo. Bravo. Allora, qui infatti Mirko sta affinando, in modo che quando poi sarà buono per essere inserito nella fase finale è già pronto. Poi un altro elemento fondamentale della sedia è lo schienale, quindi venivano rintagliati dei fogli di legno più sottili, venivano messi a bagno un bel po' di ore prime e poi venivano messi tipo sotto morsa. Fatti capire. Qui per esempio ce l'hanno messo per renderli più flessibili, sì, per la lavorazione. A seconda pure del tipo di sedia potevano essere incurvati pure di meno. Quindi man mano che
facevano queste cose, è una catena di montaggio, perché poi farò vedere che tutti questi elementi si incastreranno tra di loro. E invece Daniele che sta facendo? Allora, Daniele qua sta lavorando con il tornio a vertega, perché c'è questa famosa vertega che ci fa la molla, e quindi arroda, lavora e affina. Perché a volte poteva capitare che ne so, una signora in particolare, perché dopo noi donne siamo sempre un po' più esigenti, voleva la stanga con un decoro, quindi invece di lasciarlo ritto veniva decorato con dei pomelli, queste cose così, tipo così, guarda, questo, quello. Perfetto, quindi serviva per fare le decorazioni delle sedie. Tipo questo, una volta squadrato veniva decorato. Mio, mamma mia che storto, vedi un po' la pomelo ritto, da voi se la pigliano perché dopo se la avete scontato con me. Ecco, ma l'ho ancora un po' dritto, bello dritto, dritto e tosto. Mi raccomando, fammelo lavorare come si deve. Qua avete potuto vedere che le donne sono molto esigenti, quindi questi artigiani cercheranno di essere il più precisi possibile. Quindi, una volta che ci abbiamo avuto tutti gli elementi principali, basta solo assemblarli, quindi incastrarli. E mi dirigo nell'altra officina. Qui potete anche ammirare questa giovane bambina. Chi è? Viola? Viola, Viola, Viola. Bravissima. So che stai preparando gli gnocchi, Viola. Poi ce li fai assaggiare? Sì. Grazie. Non vediamo l'ora. Ma sono più buoni quelli tuoi, o quelli di nonna Anna? Risposta esatta. Ok, io proseguo così non mi faccio perdere tempo. Qui è la fase finale dell'assemblaggio. Ma senti un po', questo mi ha dato sti pomelli, ma non ci fanno più. Dammi a me, ci pensavo noi che bucci ci potevamo pure fare, senza pozzuolo, bucci ci facciamo, vai a togliere, va. Allora, intanto sta gommare, va via su Puzzucco, perché qua per incastrare sta sedia inserisci Puzzucchi, ci deve fare i fori con questo verdenicchio. Che in base al diametro del Puzzucco facciamo il buco, no? Capito? E come ci aveva detto già in precedenza anche Ilario. Quindi, state usando dei trapani a mano, giusto? Sì, è un trapano a mano e fanno il foro in base a come la grandezza dello pulsughe che serve e qui automaticamente stanno incastrando tutti i pezzi che man mano io vi ho elencati, però come vi ripeto alla fine l'artigiano era uno. Abbiamo visto una vera e propria catena di montaggio dall'inizio alla fine. Sì, una catena di montaggio che si concluderà con l'impagliatura della sedia con Nico, vedo che sta rimpagliando questa sedia. Vi vedo da qua, ragazzi, lo pulsughe credo che è arrivato, Mo... Diciamo che l'altro rito non c'è, però vabbè, ci pensiamo un mondo insano. Poi ci pensiamo un. Ilario, lo pulsughe è storto, eh? Vale, che dici? Come sta venisse sedie? Sono bravissimi, Maglioni? Bravissimi. Allora, come vi dicevo prima, gli elementi naturali sono tantissimi, ma quello che comunque usavano in particolare nelle nostre zone era l'erba palustre. La stramma? La stramma nostra, sì. Anzi, all'epoca passavano proprio a vendere la casa per casa perché qua non si trovavano. Quindi veniva gente da giù che acquistava, sapevano dove c'erano gli artigiani che facevano queste lavorazioni e andavano a venderle. Certo, perché bisognava andare altrimenti nelle zone lacustri per poter prendere questa erba. Sì, quest'erba veniva raccolta verde, ci lasciava fatta seccare e nel momento in cui doveva essere utilizzata doveva essere bagnata, perché era un'erba resistente, automaticamente diventava ancora più resistente e maneggiabile e lavorabile da bagnata. Allora, qui per esempio oggi vi sto soltanto facendo vedere che sono tanti fili insieme, ma che venivano intrecciati, arrotati come se si tirasse un'unica corda. Noi oggi per cercare di agevolare anche questi impagliatori la stiamo già aggomitolando, perché a volte quando lo faceva uno pratico manualmente la arrotolava anche nel momento in cui si faceva l'impagliatura direttamente. Quindi in questo modo diventava ancora più resistente, intrecciandola diventava più resistente. Poi la cosa buona è che prima dell'impagliatura
chi impagliava doveva vedere se la sedia comunque era resistente, perché se già la calcata, diciamo, lo stabile della sedia non andava a fare un'impagliatura, non riusciva a sostenerla, quindi si doveva assicurare prima che era abbastanza resistente e poi la impagliatura sarebbe venuta perfetta. Perfetto. Poi so anche che la maestria del master impagliatore era quella di nascondere i nodi della stramba nella parte posteriore, e vedo che Nico ci sta riuscendo a fare questa cosa. No, infatti sono diventati dei veri maestri. Poi la cosa buona che cercavano di coprire tutte le imperfezioni dalla parte sotto, e poi per renderla ancora più resistente, dalla parte sottostante inserivano anche della paglia, quindi era anche più morbida la seduta in questo modo. Sì. Perfetto. Allora, gli gnocchi sono pronti? Viola, sono pronti gli gnocchi? Voglio farvi vedere un'unica cosa. Come veniva fatta questa impagliatura? Una volta vai innanzi, una volta vai a terra, una volta vai da là, una volta vai da qua. Allora, e questa è una tecnica giusta, perché comunque lavori prima sui due montanti che sono avanti, poi vai indietro facendo sopra, sotto, in modo che diciamo la corda, dico io, però alla fine questa è il papalustre, veniva messa anche in tensione, quindi ogni tanto doveva anche darci qualche colpetto con qualche morsetta, qualcosa, in modo che veniva messa a pressione, non doveva rimanere lenta. Sì, in modo da avere una seduta perfetta. E che si usava per stringere bene sta stramba? Che usavate? Usavano una specie di stecchetta di legno, dico io, la battevano con il martello in modo da lasciarci il meno spessore possibile. È pronta sta sedia? Ma che se ne andai a fare l'anno stabile questa sedia? Ma io te la dico. Ma te lo dico io, Manni, ci manca pure uno con zucchero, eh? Ma io, solo questi tuoi gnocchi non posso con un po' pesi, io dopo di suite a me piace le fettuccine, no, gli occhi. E i tuoi gnocchi modi sono fatti, anzi, guarda che bello maglione, che bella sedia che sto a fare. Che sta mi piace? Ma io... Ma te, non c'è qua. Andiamo, i tuoi gnocchi per sta sedia proprio, guarda, andiamo camarino, ma sera chi lo va a sentire? Ma te, ne... Andiamo, su. Testi i tuoi gnocchi e dammi sta sedia. Fammi vedere pure se maregge, che se non maregge, dalla la bandiera levato. Che sta pure brutta e rappazzata, da legge. No, che sta messa sfona, eravate in terra una volta. Vivete, no, io che è la, che pure il tuo no. No, che sta non mi piace. Che sta ancora in terra in bagnata, a me mi serve subito, tengo l'agenda a mangiare. Nico, ma Giulia è leggera, lei fa provare a Claudio. Ciao a te, legge pure a te. Ma ce la fate provare sta sedia quando è pronta? Ci fate assettare, ci manda sedia? Io la voglio provare, cioè tu? Mo prima la provo io. Grazie, proviamo, grazie. Allora. Ci fidiamo, così siamo più sicuri. Sì, ma i tuoi gnocchi ti posso dare? Voglio proprio vedere se è comoda questa sedia, Metto pronto, eh? Oh, è proprio comoda. Bravi, bravissimi i nostri sediari. Perfetto, bravissimi i ragazzi del secondo carro. Quella che hanno fatto anche Claudio e Gabriele pure l'hanno incastrata, quindi è finita e mo prossimamente la rimpaglieranno nuovamente. Bellissimo. Comunque voglio ringraziare anche tante di quelle persone che oggi non sono con noi, chi c'è non è potuto, purtroppo ci ha abbandonato, e ringrazio tutti quanti voi per averci seguito. Grazie a voi, un applauso agli amici del carro numero 2. Gli amici di Santa Francesca, bravissimi tutti, bravissimi anche gli organettisti e gli scornellatori, che sono tantissimi in questo gruppo, giovanissimi tra l'altro. Guardate che sono belli i bimbi qui che ballano la ballarella. E che mo?
Eugeni, guarda che spettacolo! Fantastici, fantastici! Una partecipazione molto nutrita a questo carro, eh! Stiamo mettendo a posto tutta l'attrezzatura, così lasciamo spazio al carro numero 3. Va bene, Stefano. Inizia a prepararsi il carro numero 3. Nel frattempo ci ha raggiunto e i suoi amici sono nostri ospiti e ci faranno compagnia per tutta la manifestazione. Fusco Folk. Era poca, ma quella di fare festa era tanta.
Prima che le macchine facilitassero la lavorazione del legno, in una segheria si faceva tutto a mano. Di un tronco non si sprecava niente. Dopo averlo intestato con l'ustrengone, si valutava in base alla grandezza e al tipo di legno cosa era meglio ricavarne. Con la noce si facevano tavole per i mobili, da un bel pezzo di faggio si faceva la scifa e con quercia e castagno si facevano scale, travi e murali per il tetto. Per le travi era importante che la lunghezza, ma soprattutto la precisione nel taglio, da qui il titolo del carro, se non lo drizzi, non lo voglio. Lasciamo quindi la scena ai ragazzi, alla segheria di Roberto, detto anche Zio Peppino, che ci racconta quello che succede nella sua segheria. Francesca, c'è un cavallo meraviglioso qua con il tronco. Sì, il cavallo che porta il tronco. E ecco. Che dire, la nostra, cioè noi rappresentiamo una segheria. Una segheria. Semplicemente da un tronco di una pianta riuscivamo a fare tante cose. Allora... E adesso lo vediamo. Adesso proviamo a fare da una filagna da una castagna. La filagna da una castagna vuol dire che era una castagna dritta, filagna vuol dire dritta. Riuscivamo a fare una scala. Era una scala che noi teneremo da Tane al Lumarchesito. Allora, dato che io mi sono fatto un po' anziano, vieni qua tesoro mio, questa è mia nipote. Ma stavo andando un po' di cervella. Il precurtarmi tutto quello che tiene da fare nell'arco della giornata, mi sono portato lui. Hai fatto bene a descrivere tutto Enea, quello. Il piccolo Enea. Perché se no, una volta avevo 11 anni, ma era detto che era strano. Allora me lo scrivo. E lui è lo scrivano, è l'unico che sa scrivere da tutti quanti. Bravo. Bravo Enea. Quindi, bravo Enea. Allora nonno, inizia a scrivere. Oggi abbiamo la consegna della scala. Sì, consegna della scala allo Marchesito, perché voi siamo al Marchesito e ci siamo fatta la scala e chi cazzo lo ha sentito? Uno, numero due, così, bravo, numero due. Hai scritto bene? Me la fa la scifa all'Iviro la Sorcia. Se che la vende, ha un pugno all'ingosto al nonno, un pugno all'ingosto. Scrive, ah sì, bravo, scrive. Scifa all'Ivira la Sorgia. Perché quando la chiesa ci siamo fatta la scifa. Hai scritto tutto? E la volta come la scifa proprio. Due. Tre. Lo compare si dica, detto che era portando tronco, poi che madonna ci era da fama, era da cacciare quattro tavole, poi eravamo quelli che ci potevamo fare. Intanto segniamo questo. Ah, così. Quattro. Mi era fatta la tavola a Chigione. Chigione ha detto che era da fare un po' di tavola, che era da fare dove fanno l'ovello. Ce la mettiamo tutta quanta se capita, a due cogli cogli. Ma essa la giornata la siete rinchita. Sì, è finita. Ah sì. Il po' unico mi era fatto tronco. Numero 5, sì, numero 5, 6. Sì. Era fatto lo famoso tronco. C'è un altissimo tronco. Vai. Segna del nome, segna, ah sì. Apposta sì, bravo il nome. Adesso do la spiegazione di come veniva la lavorazione di una scala. Dai, partiamo dalla scala. La scala era fatta da castagna, maggiormente era fatta di castagna. Allora, per fare la scala di castagna ci voleva la filagna. Qui si chiama la filagna. La filagna era una castagna ritta. Ecco perché... Se riferisci tutto a che se una crisi non lo voglio. Hai capito? Ho capito adesso perché. Per fare una scala ci voleva una castagna ritta. Una volta segata la scala, ecco, ci sta Mastro Lorenzo, che già l'era segnata, e sta a fare gli spusi che questa sarebbe la travella. A poco travellata se lo perde, tutto si fa, ma con la travella non batte nessuno. Quindi mi raccomando che se la scala dello Marchesito
che Lucia è rompita la sempre sì. Ma era grazie a Dio se ne paga, figura se è storto, se è stato in c'era lì. Poi abbiamo lo Buzzicaro. Questo è il numero uno. Lo mistero più pesante che possista al mondo, a fargli per su che ne scala. Eccolo qua. Già sta assettato. Lo pezzucco alla scala veniva fatto, tanto che la scala era di castagna, lo pezzucco era di Napolino, più o meno oggi spinaci, oggi c'è la sacorna. C'è la sacorna, sarebbe quella famosa pianta che caccia tutto per le bacche rosse che sono buone a mangiare. Noi chiamavamo lo corniano, che veniva fatto però alle prime due tagli sotto. Ma tutto questo, sia la scala che gli buzzuchi, doveva essere fatto a luna buona, quando la luna mancava, perché se no dicevano gli anziani che se no si faceva. Spiegami un po', io non capisco mai niente, quando è la luna che è buona, quando è che non è buona? La luna buona è quando manca, a luna calante, okay. Sarebbe luna buona. E se possono fare le cose? Se possono fare le cose, perché? Sì, se posso fare una domanda? Se è controllato che il lunaio oggi è calante o no? Oggi? No, muozzi! No, la luna. Non avevo dubbi! La luna a partire con nu, senza trisa, va bene, nu, va bene. 400. È luna cercante, luna crescente, dai, luna crescente. Quindi poi so che ci vuole fare. Allora, ci siamo. Oh, ma tu con tu che è pronto, Gianni, porta un esercizio, no? Ma come si è buttato? Tu soltanto che gli pogni mi si è buttato che non andrà. Ma sai che quello è bello brutto, non ti legge, no? Sì, vedi, Francesco. Il testo non ci può. Ah, no, comunque fa una cosa, io tengo di me, ci metto di me, che è un portato, non ci va tutti, perché di solito non ci va tutti, già tre anni sono. Non si ficca, se no. E muovo l'ama, guardate un po', perché vedi, tutto aderisce, se non aderisce non si fica, l'upuzzo con una scala, se non puce la quattro storto, il l'upuzzo con un rito, tende l'upuzzo non si fica, tutto là. Rito non si fica, aspetta che gioco, come si fica così? Sì, no, vai Ore, vai. L'unica cosa che mi raccomando, mica, ma se era vero marchesito, va bene, vai, ah sì, ti aiuta a mettere tu a farsi i pezzoli, ma lascia aperto, guarda, non ne posso immaginare, e vai, e questa sarebbe la cosa di una scala, poi, come seconda cosa, nella nostra segheria, torniamo dopo Enga, che fa la scifa, la stessa classe è per la scifa, solo che cambia legno. Cambia legno. Ma fa la scifa. Che legno ci vuole? Ci vuole un fagliozzo. Lo fagliozzo. Lo fa, bravo. Dove prendevate questo faggio? Del bosco questo intorno senza a San Francesco? Saria, a Prato dei Campi, ci potessimo fare scifa, tutte le piante che ci stavano, arriveremo all'America e lì viene di scifa. Ma dentro a sta scifa, alla fine di tutto quanto, ci rimettate due tagliarini e fagioli? Speriamo di sì, se la stiamo a mettere tutta. Meno male. Meno però male. Anche la prassi che fanno la scifa, andiamo sempre in cima di lui. Ci voleva che tu quando tagliavi lo tronco, fosse una buona. E nonostante tutto il legno doveva essere bollito perché se no così si stabilizzava esatto il legno cigliava. Il legno una volta bollito era morto e quindi la scifa veniva un bello muro e questa era la scifa di Topenga. Vedi un po', se no come blu, ma se la devi dire la sorcia, che ci dico, ma che oh, buon'anima, sta là, di dire, però
E infatti a me mi sta venendo il dubbio che voi non riuscite a fare tutte queste cose che siete scritte in cima a questa lista. No, ecco perché non ci mette la fantasia, non ci mette la fantasia, che se no si potrebbe come fa. La scala è pronta. Ma invece con che lo stregone che stava a fare la figlia là dentro? No, no, questo era l'attestamento di un legno. Quando il tronco arrivava in segheria da Sipeppo doveva essere attestato. Perché? Uno, perché la pianta era stata tagliata con accetta, quindi era brutta vedendo. E due, per vedere pure la salute della pianta, perché essendo tagliata, vedi un po' l'anima com'era, se ci potremmo fare una scala, se ci potremmo fare una tavola, se ci potremmo fare qualsiasi cosa, però se non vedi la salute, allora era un tronco che veniva attestato. Solo che io sono una disgrazia, gli ha fatto due attestatori, ma che te lo dico a fare? Questo invece di attestatori gli deve chiamare testa vuota. A questo un quattro anni si è fatta la sciocca, solo per attaccare i cigarecci, non è che si è fatta la sciocca, che non deve sviluppare. Non li vedo tanti cavalli da corsa. Ma non è, questo se voglio arruinare con due stormoni che è una settimana, tu vorrei dire che quattro anni mi stava a tu guarda. Si capite, devi scegliere dei lavoratori un po' più bravi, questa segheria se no ma togli tu funziona. Guarda, c'è il presidente, dice che è bravo. Sì, sì, sì. Ma anche lì a fare con la trao dice che a drizza ne stavi tutti storti. Ah, che lei è arrivato l'altro lavoro. Il cavallo che porta il tronco. Buonasera, che ci devi fare questo tronco? Che ci devi fare? Ti per con questo tronco? Ci per ma detto con vaga, c'ho una faccia marita, mi servono due o tre tavole per farci un tavolino. Io va bene, adesso io ora vuole accontentate. Aspetta che chiamo il capomastro. Casora non si sposa con lui per pagare la pena a fare il tavolo, se vediamo un po'. Facciamo un vostro capomastro per dici. Faro! Ha voluto il suo guaglione, ha detto che ci vogliamo regalare due o tre tavole adesso, ma che te ne dici? Ma come fanno ieri, quando stiamo alla cappella di Catarina? Che ne hanno venuto cinque a pastore, non c'è la puntata. Che ci vogliamo fare? Ma sei come un pastore di giorno. Anche perché lo compacito ha mandato il suo guaglione, volevamo da accontentarlo. Pure ci si mette a rimettere che a tavola dalle nostre, no? No, non dico sarci, ma noi lavoravamo solo alle missioni, lo guadagno nostro, appunto. Lo guadagno è il giustatore. Quindi, David, facciamoci uno stargalo, mettiamo un bacio a chi, intanto ci facciamo una testata. Io vogliamo quelli che ci vogliamo ricavare. Dici che quando è contro gli conti a te, da buttarci in pulito di venire a nulla. Vabbè. Quelli, aspetta che lo scaricamo. Io vogliamo un po' quelli che ci vogliamo fare, dai. Serpente a pezzo, ma scaricate sto trago che piacere. No, lascia sì, fermo da sì. Non capisco. Guardiamo un po' che ci può uscire. Ma che c'è sto trago? Tutto fragile. Spaccato, ci sta. Che ci fai? Adesso ognuno si arrangia come può. Io vediamo quelli che ci vorremmo passare su, quello che ci mettono a mettere che cosa non lo nostro, quello con un bacino, appunto andavano, l'ha mandato su paglione, che ci servono due del tavolo, fare la via, che la paglione, che se deve sposare, ci facciamo, non ce lo facciamo, e viene a far vedere, su, Sadia è una vergogna, dai, sei, oh ci siamo, vediamo che arrivano al lavoro buio, sì no, vivi. Adesso stiamo allo punto di prima. Ma che? Lascia bene. C'è segreto, guarda. C'è segreto pronto. Manna. E vai, va. Oh, sbrigatevi che Rita sta a cuocere i tagliarini con fagioli. Sì, sì. Buongiorno. Manna Rita. Eccolo, si finì. Va bene, le volte che esci, mettete che esci con lo compare, va. Io sono bravo, dici che. Guardate, c'è, tanto vogliamo che ci potremmo fare in cima a questo gruppo, eh?
Metti la sì, cifra, signore. Guarda che lui che la cifra, dov'è? Mettici un po' di sentimento, no? Poi non li dire, poi non li dire, che ci racconto quanto lei li mira ma sera. I tipi da Chiarini pian piano che da mangiare dalla catanella. Si prepara? Sì, mi sa che queste consegne già basta. Queste consegne già basta la giornata da voi. Non ci basta proprio, guarda. Ma io che te ne eravamo mastro, mastro Geppetto, Carlo. Questo stavo a fare una tavola di digiuno. A un digiuno che possiamo mettere il tavolo, che deve da fare un chinello. Questo forse lo facciamo quella giornata. Allora questo, anche perché, guarda, mi scelgo io, se riusciamo a fare un po' di dove per fare un chinello a digiuno. Ci riusciamo. Guarda che ti serve. Le tavole che sono dite ma c'erano un po' di dove per quanto servono te? Oh, quello che si riferisce tutto a ma se prima che si fa no ah cosa si intanto faccio una curva io guarda tanto che mangiare a te tu pensa pensa un po' che sto fa la stoccia a te fatto io. Una volta era usanza che quando stavano a lavorare facevano così. Quando si tratta di mangiare come si accoglie il ferro. Che era la merenda? Ah, essa è uscita da ferro. No! Ma che si stava a mangiare? Che è che roba? Il mozzetto era la tipica colazione contadina. Sarà un cattolici, cattolici, ciuchele. Alici salate. No, no, grazie. Magna, magna che... Sei stanco, hai lavorato tanto. Tu lo vedi quando si tratta di mangiare come si accorge. Ehi. Buongiorno, buongiorno, buongiorno principale. Ehi, che là. No, diciamo che potrei essere qui che lo comando, ma se lo comandato mai un cazzo, non lo si comanda io. Dimmi, come ti posso aiutare? No, mi sembra una faccia conosciuta. Sì, ma non me la conosci. Che te tende la dice, se mi dice chi si vede... Pure, la nomina. Ah, che la nomina buona. Qui che nomina tu? Grazie, una miseria. Mi sembra e mi sembra, però... Boh. Io sono Filomena Cicialò. Che abita a terra alle case senza ficca? Oh. Ah, ma tu sì! Ah, tu sì, Filomena Cicialone! Che le abita a terra alle case senza ficca! E allora, ma non è che per caso conoscisci la comare Sorichetti? Che gli essere che ci mandata ieri. Ah, ecco, ma ci ho capito. Ora che terra è nata, tutta una sciocca. Ecco perché si è casa, non si fica. E dimmi a me, che t'ha detto? Ci siamo andati essa io. Mm. Che ci sei arrivato qua. Tu lo trovi, ma ci si è dato ritto, ritto. Ieri mi ha dato un contento. Ah, ci ho capito. Questa qua su è, lo trovo. 5-6 anni fa. Voglio proprio vedere che ci racconti. Lasci e forse di una cosa. E forse di una cosa, sarà pure brutto di vedere, ma se tu vuoi ricamminare 5-6 anni fa, la faccenda era ritto un fuso, era come un castigno. Ma voi se ti piace la voce ti faccio un pezzino. Se dove si dice poi se tu ti accontenti se ne vivi gli anni ma che cazzo gli anni e vai va bene un applauso. Grazie. Ai componenti del terzo carro bravissimi. Sì, se non lo dici non lo voglio. Se non trizzi nello certo. Poi facciamo pure una stornellata. Però come si capì, la prossima volta sì. Porta dei lavoratori un po' più affiatati perché Kissin serve no, a niente. Ma io, te lo tengo proprio di, guarda, Kissin serve a niente. La sua raccontata perché pareva troppo brutta, no?
no, qua, io qua mi stia a fare sto caretto senza senza non lo voglio. Ma se l'aveva una femmina, per cosci tu taglia lì. Ma sentite la prima femmina, ma io. Sì, vengo con. Anche perché secondo me così tu, secondo me, ci merito. No, adesso bene. Sono contato una femmina, ma di tu. Sì, vengo con voi. No, ne, è una vergogna per la gente. Com'è? Oh, che cazzo, senti che. Bravissimi. Meno male che sono contato la commedia sulle dita. Ci sentite, com'è? Sono tu, Montanavaglio, se siamo aiutati di nuovo questa volta. Non c'è venuta? No, ma di te, un babbo, un po' fatto proprio schifo. Ecco qua. Dico, ma perché? Hai conosciuto da fare lo caro senatrice, non lo vuole. In quei principali ci sta. Ma voi, dici, è stata fare la casa d'appuntamento, che gira tanto all'interizia. Ma dico, ma no, no, senatrice non lo vuole, non è quello che dici tu. Era capito male. Grazie, Zio Peppino. Il Lucarettino. Allora il carro numero 3. Grazie, Zio Peppino. Grazie a Rita per aver cucinato l'Italia. Saltallara. Un applauso Saltallara. Carro numero 4. Chiama in strada figa della Gommare. Facciamo entrare il prego, vieni davanti. Marco, vai, suona. Il capocannone di questo gruppo è Marco Maiani. Un applauso ai ragazzi del quarto carro. L'organetto è suonato da Marco e dai tornichetti Fabrizio, Alessandro e Yuri. Go!
oggi è possibile trovare presso i vivai piante da frutto di ogni genere, già selezionate nelle diverse varietà richieste. Anticamente invece si eseguivano i cosiddetti inneschi, che consistevano nell'inserimento di gemme già produttive della qualità voluta su pianta selvatica. E come da tradizione, ogni giornata di lavoro in campagna era un'occasione per fare festa. Assolutamente. Prego, prego, sistematevi per bene, prendete tutto il tempo che serve. Marco, quando siete pronti, ve lo dici, ce lo dici. Siete pronti? I ragazzi ci mostrano... Diamogli tempo di scendere tutte le attrezzature. Sì, ecco, ci stiamo finiti di preparare e noi vogliamo rappresentare l'innesto. E poi l'innesto era un innesto. Sì, mi senti? Erano degli innesti particolari che venivano fatti sulle piante. E ogni tipo di innestatore aveva il suo processo e era dedicato anche ai suoi attrezzi. Poi abbiamo i vari innesti che si possono fare anche in base alle piante e poi si devono rispettare anche le stagioni, perché ogni pianta una tipologia di innesto. Anche questo, però dopo in base agli innestatori, un innestatore dice che per esempio quell'innesto non può andare, invece l'altro innestatore dice no, ma che stai a dire? Tu perché non sai come si innesta questa pianta? Allora adesso noi andiamo a presentare i tre tipi di innesto che si chiamano a corona, a zeppa e a gemma. Adesso in questi tipi di processo, praticamente di quella a corona, ci servono degli attrezzi, oltre agli attrezzi anche del materiale. E questi innestatori mo, dobbiamo vedere, perché se andiamo a innestare una pianta particolare, non è una pianta sì, tante piante alla comare che se ci deve innestare. Lo vedi Francesco, ma da tante piante. Però ci stanno un problema, alla comare, è l'insaputa che deve innestare sta figa alla comare. Capito? La comare si deve aspettare. Il locombare non doveva mai lo tempo di dirci, perché nello stesso tempo era sempre impegnato, eppure non si fa vedere, dice ma io non sono sposato, sono vizzolo, ma posso andare la fica alla comare? E la comare allora aspetta che te lo aspetta, sono decisi di dirci l'anno sta. Ma da uno potete compare, dice no, io tu! Addirittura! Ma noi non so capito, io non so capito se questo compare ne ha paura della comare, sta portando di rinforzi. Oh, perché? Mo ci dobbiamo a domandare. Vediamo un po', vediamo un po' che dici. Ecco gli innestatori. Oh, allora, come tutto a posto, siamo decisi da non stare pianta. Ma scusa un attimo, l'hanno comparo, perché sei diventati tu? Io mi sono trovato uno passaggio e mi hanno chiamato, non sai come queste cose. Ah, ho capito. Il locombaro allora, come mai si è chiamato questa roba di forza? Perché io sono stati i primi innesti, diciamo, allora sono contratissimo, sono aggregato e dammi una mano alla lombara che sa che non sta andando bene ancora. Ho capito. E avete preparato anche del materiale per fare questi innesti? Allora, questo è un barattolo che sicuramente serve per l'innesto a corona, perché quello che ho capito è che ci fate l'innesto a corona. Però mi sembra strano che a me ero sentito dalla comarca, voleva un altro tipo di innesto. Però vabbè, mo, oltrepassiamo tutto quanto questo. Oltre a questo, dopo che ci sta pure del materiale, può essere che sta con un barattolo, lo materiale. Però tu hai detto bene, io ci sono stia venita solo, però mi ha dato questo vicino che fai. Ma tu scommetto, ci sei detto che devi andare la figa alla comare, no? E che cazzo che ha potuto fare? Ha sentito sì. Parlare figa? E certo, no, ma perché dopo ci ha detto stanca le prime armi. Il tuo compare che ha fatto, non ti stavo preoccupato, sono esperto. E allora che materiale te nato per andare? Oltre a sul barattoli, che te nato? Oltre gli attrezzi, io del materiale per fare l'innesto. La raffia, che ci deve fare questa raffia? Aspetta. Ah, allora, iniziate con l'innesto. Inizia, non fa. È stato rompato. Ce la siete fatta, mi libro. Atta voi, stiamo aspettando, atta voi. Comma, lo so, io, per dire la verità, è un po' quando è stato. Guarda che sighitto che te chiudi, guarda che sighitto che te che sega, cioè ha fatto va. Bene a portare il combattere e va bene, fateci vedere allora sto ma ci credo che pigliano l'innesto questa sera e pigli
via sì, sto agli inizi, guarda qua. Allora ecco, inizia l'innesto, questa è l'innesta corona. Nel frattempo che si innesta sta pianta e non le varie cose. Allora si giocava pure a carte, no? Ci stavano sempre chi che giocavano a carte, ma tra chi che giocano a carte? Ci sta un marito con la gommare. Hai capito? La casa della gommare. Sì, perché sono messi d'accordo, di innestatori con qualcuno che gioca a carte. Dicevo, porta tuo marito a giocare a carte, che noi almeno non abbiamo più tempo e poi esci l'innesto buono pure. E allora chi stava a giocare a carte? Ma come funziona questo processo? Mette la mesa. Ma come si mette questa mesa? Fammi capire. Ah, sono tavole carte. Ho capito. No, ma io non posso mettere la mesa. Come faccio a mettere la mesa io? Arrivare a questo punto che si mette alla mesa, dopo che si fa? Che poi le facciamo lì, che stiamo a fare lì. Che è? Facci un po' girare queste carte. Io va bene, ma questi continuano il processo. È il processo, andiamo adesso in innesto. Ma come sta venissi in innesto? Io ci rimango sempre male. Sempre. Ma che è sto l'innesto però? Io che sono me l'aspettavo proprio l'innesto. Perché non se l'aspettava l'innesto? A zero! Perché compagno non aspettivi l'innesto tu? Fammi capire! Che innesto ti aspettivi tu? Che innesto è? Ma io mi faccio fare tutti quanti, occhio, mi faccio fare corona! Male! Anzeppa! Vedi come hai prodotto bene! Stai a vedere che innesto vuole compare! Vuole innesto anzeppa in cima alla figa! Tu guarda un po' sta compare che è particolare! Sta compare è incorvata del innesto! Lasciala verde, ma se no se faceva stare una pianta di figa se non era formata proprio. Si compare deludono sempre. E allora? Con ma pure per questo. Oh, ci sta pure la via, era stata a fase carta. Quello dell'anno scorso ti ha pigliato. Tu con ma va a fare un sacco. Fatti affari tuoi, piacere, grazie. Ecco, tu vedi che ho iniziato il pispiglio delle gommare pure. E aspetta, mo ti è arrivato un bello che ti è venuto marito della gommare. La pianta di figa. Sempre un mese. Oh, quando noi è? Sti innesta zeppa, allora pigliato o non è pigliato? Ah, questa è l'innesta corona. E ancora si sta a fa? Spiega un po' il processo di questa innesta corona. Allora, consiste in poco. Allora, innanzitutto tagliare il ramo fuori fare l'innesta. Poi l'importante, prima di tutto l'importante dell'innesto è far coincidere. Si chiamano queste che stai tagliando però? Queste sono le ferme già le siamo fatte andare a piano. E questo praticamente queste ferme si devono praticamente all'innesto che poi dovrebbe venire. Ma è sempre è una ferla di figa o è un altro tipo di innesto? Ma la figa ci deve avere la figa. Per forza la figa! Perché da mondo a mondo non ci va la figa e ci potrebbe star bene pure che è una cosa, mo, senza allungare troppo, Oh, questo se la scino pure, che figa figa! Vabbè, ci volevo credere, trattamoci. Dammici retta. Ma e allora? Ma siete riusciti a mettere queste marze dentro a sto porta innesti? Ecco, Noele, ma le ferme c'è stato messo e adesso ci è messo questo baracco. Ma dentro a sto baracco non girate e mette un doccio muschio o un doccio terra, scusate, Dopo. Dobbiamo prima collegare bene. Voglio vedere, mi sto a controllare. No, ma sono all'altezza però, Ci ha voluto un po', però se ci sta a impegnare ragazzo, Ma com'è il innestatore sta senza voce? Fatta sapere. Ha fatto tanti notte, no? Ma adesso l'innestatore è un lavoro particolare. Siccome pure a me mi piacciono gli innesti, voglio controllare li fa bene. Ma volendo con ma. Ma ne da pure pigliare, Piano piano, Allora, con ma, si innesto, sta piacendo o sta piacendo? Pare non è proprio quello che uno voleva, però ce lo facciamo abbastanza, su. La messa è uscita, i movisti continuano a giocare a carta, senza pensieri, senza niente, no. Tu stai a fare questo, intrattenendo. Ha fatto? Uno vuole compare. Uno musicolo compare. Che giornataccia quello compare oggi. Così succede alla casa. E chiude quella alla cantina. Poraccio. Ma che ti sei meritato tutto questo tu? Va bene. E allora? Ma forse la compare voleva un innesto. Raghè.
compagno. Rachele, che dici? Come sta benissimo innesto? Ma pure bene, ma non era quello che volevo io. È vero? Pure a me non mi sembra che sono tanto bravi, chissi. Non sono molto soddisfatta, manco per niente. Venga, cagna compagno. Ma quando era compagno? Tu sei più gli innesti a spacco. Io lo volevo a spacco. Lo... L'anno scorso l'ha fatto lo compagno. Mi ti fa cascito proprio. Cascito. Cascito, cascito. Lo stai vedendo? Ah, Luigi la commare! Brava la commare con di te! Scusa però, secondo me la cagna compare tu! Ragazzo non ha capito proprio all'innesto come dici tu! Ma io lo sto aspettando compare, sei presentato in due! Ah, ho capito! Ma poi andiamo alla cantina, andiamo a farci capire a cosa tuo marito la commare, perché. Ma io se rientra! Insomma, è che l'avevo fatto ultimo, ma tu a casa da vuoi entrare o non vuoi entrare? Perché noi ci sono passati e ci sono visto un po' di gente. Essere con caro. Coppa, che sta succedendo, Es? Sta fatto sta mestre, Es? Sta a fare? Visto che tu non ci stai, perché come al solito vai facendo altre cose, venga a controllare il lavoro. Se stanno a comportare bene. Volete mangiare? Sì, sì, volevo mangiare, mangiamo il po'. Ci porto a mangiare lo compà. Prepara, va. Prepara che lo mangiamo, vero? Stanno ultimando questo innesto, stanno mettendo il muschio con la terra. E mi pare che si sta dalla cantina. Mi pare che sia stato una lassata sola, compà, una lassata sola che stavo brutta bestia. Annalisa, pronte se fettuccine. Dice che ci facevi assaggiare due fettuccine, ma esse si è infilato sul testo e quando ce le mangiamo? Compà, porta a bere che sto i bicchieri qua. Porta bene a chissimo. Ma soprattutto Marco, te la posso fare la domanda? Marco, eccomi. Ma la luna la siete controllata? La luna l'avevo pure controllata, però la commare non aveva presso a putare sta pianta e ci ha detto guarda, vada come vada, ora me ne accontentassa con sta commare, perché se aspettavo la luna, addio sta figa, e allora nello stesso tempo la vanno stata, ora me ne aspettavo il prossimo anno, perché come ha detto essa già aspettava dato tipo di innesto, poi si aveva cambiato tutto. Ma sta commare che è fretta, mi pare a me, eh? È te fretta, perché che sono l'innestatore, hanno un lavoro particolare, non è che lo potevo fare tutti, E allora dopo che stava annestato, dopo un bar che è rientrata alla casa, che la signora ha fatto pure qualcosa a mangiare, lo stai a vedere, escono le fettuccine, dalla cucina escono le fettuccine. Arrivano le fettuccine, l'ho fatto la compagna, portate chi si compare, chi si stava a fare ancora il resto, poi ci raggiungono loro qua. C'è il tavolo dei giocatori. Va bene, insomma, che io stare a lavorare non mangiare, chi si invece mangiare? Vedi come ha pigliato bene però, questa è che è la zeppa, vedi come ha pigliato bene però. Come lo sapeva che dovevo dire che era solo una cosa. Tu la prossima la vedi da solo. Ma che lo so dove sta. Mo che è stata onestà, si è definito la figa, mo che è stata onestà. Ma come fai già a compagna? Allora poi finita la figa perché chi si oltre non la figa ci piace pure bere e nello stesso tempo la vita la vanno stare, mo sta andando stane, mo sta andando sta la mela, ma mo non so capito perché la vita l'avevo lasciata rete, perché visi diciamo ha pigliato appena la vita e andesta la mela per fare che è più una cosa sbrigativa, però questo è l'innesto a spacco che diceva la commare. Lo stai vedendo la commare come ha visto l'innesto a spacco, c'è da far mangiare, guarda come dice a tappare bene, brava la commare, alla fine la siete accontentata a sapere. Sì, ma alla fine la commare questo innesto a spacco, ma sì, che si accontentano sempre, se capiscono tra compari, no? Emanuele, che ci sta a mettere intorno a sonnesto? Sto mettendo un po' di raffia, andiamo da questo che arriva. Stringilo bene, mi raccomando, Certo. Ci deve andare l'acqua. L'anno scorso ho fatto un altro, ma l'ho rigato, poi hanno la mole.
Presidente, va a controllare un po' sto innesto. Vedo che i ragazzi sono sì, preparati. Sì. Ci abbiamo, non ci avevamo di meglio, diciamo, ma ci possiamo accontentare su. Sono preparati dal paglio allo spacco, dallo spacco alla zeppa, dalla zeppa alla ferla. Perfetto. Quindi sono molto istruiti bene, dai. Sono collaudatissimi, vedo. Sì, poi basta che è contenta la commare che ci fa da mangiare, quindi vuol dire che l'innesto è riuscito. Va bene, adesso bisogna solo aspettare che l'innesto piglia. Sì, ma sicuramente, a me la vedrà domani il prossimo anno, modestamente. Scusate, le fettuccine come so? Alla cantina, come so queste fettuccine? Buone? No, ma non è vero, no. Soddisfatta la comare? Bene, siamo contenti per te. Siamo contenti. Bravissimi al carro numero 4. Un applauso. Grazie a voi. Grazie a tutti. Vai Marco, vai con la musica. Grazie, vai Johnny. Grazie ragazzi. Sta arrivando il carro numero 5. Che campata è da arrangiare. Sì, lasciamo entrare il carro numero 5. Aspettiamo che il carro numero 4 lasci la piazza Celestino Frasca. Al carro numero 5. Benvenuto al carro numero 5 dal titolo del campà che deve arrangià. Il capocarro del carro è Quirino Cristini e con lui gli amici di sempre. Vediamo Romolo Maniccia, Maria, Marisa e Assunta. E tutta la contrada come abbiamo letto dallo stendardo. Lasciamo che il carro si sistemi. Anticamente le conoscenze artigianali erano in possesso di poche persone, le quali, mettendo in atto le proprie capacità tramandate dai loro avi, si arrangiavano con i materiali e le poche attrezzature a disposizione e molte volte autoprodotte. Date le poche risorse economiche a disposizione delle famiglie, ai maestri artigiani venivano chieste le riparazioni di attrezzature utilizzate per il lavoro quotidiano e la maggior parte delle volte il compenso dovuto all'artigiano era barattato con i prodotti ricavati dalle colture contadine. Allora, questo carro ci mostra due importanti lavori, quello del fabbro e quello del falegname. Vediamo infatti Piero e Quirino che lavorano nella loro officina. Piero è il fabbro e Quirino il falegname. Quindi rappresentano due mestieri molto importanti della nostra tradizione. Erano due mestieri fondamentali all'epoca per la costruzione e la riparazione di tutti gli utensili che si usavano in campagna. Sì, Francesca, vedo qui che c'è una forgia che sta ardendo, pronta per battere il ferro caldo. Vediamo il piccolo Edoardo che è alla guida di questa forgia. Che fai? Accendendo tutti i materiali. Aspettiamo Quirino che si sistema. Bravissimo Edoardo. C'è la cucina dove le massaie stanno realizzando, sì. Cucinando. Vedo una morsa in legno, quindi tanta attrezzatura. Un vecchio masto di un asino accantonato qui sopra. Pezzi di ferro battuto, nuovi, vecchi da riparare. C'è un po' di tutto in questo carro. Adesso Quirino ci spiegherà a che cosa servono tutte queste attrezzature. Sì, sappiamo che anticamente
I contadini si recavano spesso dal falegname per tante necessità, per farsi costruire un manico per la sega o per farsi ribattere una suricchia. Piero, sei pronto? Aspettiamo che si stanno organizzando al meglio perché gli attrezzi, gli utensili, i pezzi di legno e di ferro sono tanti qui esposti. C'è pure Fabrizio che c'ha la martellina, sta a rabatta la faccia. Fabrizio, non mi dica che ti sei imparato a rabatta la faccia. Mi sono tenuto a rabatta perché siccome ancora non sono capace a metterlo feno, la sono fatta come un nuoto sta cosa, tutte le prede erano le mie. Ora sto anche a fare il nascosto, e se mi vede, papà, il chilo va a sentire. Ma se ti sei imparato bene, da padre al figlio, quindi non può essere sbagliato. La prima che mi impari ci vuole, poi quando sono imparato, dopo non ci dico niente, non si capisce. Ma ti dà passi, se no per campare così, devi arrangiare. Va bene, vediamo se sono pronti. Romolo, che cosa fai tu? Che stai a fare? Io faccio una rato. Allora stavo a cigliare la terra. Tutto il momento l'ho fatto, ma ho scappato e gli ha fatto una preda. Ma ho scoccherecchi, l'umemoro, tutto. Mo ci sta lo Fabio, ci sta lo falegname, infatti che me la raggiunge e noi diamo un po'. Ma sì, che te la giusta, ma che si sono bravi. Ma che ci sono proprio in gamba che ci fanno. Quindi vai da Piero a farti fare il vomero per l'aratro? Sì, veramente lo vero, chiamato il demoro questo. Perfetto. E più le reti, le reti erano queste qua, tre, due, la saustò, la spezzavo. Ammazza, si è lavorato tanto con questa rata, per far rompere. No, che mi hanno scappato le vacche, quelle che... Sono state le vacche. Che se no la rata ancora era buona. Sì, questa radro è ridotto male perché le vacche di corsa ha preso i sassi e quindi la radro è ridotto male, quindi Piero ci dovrà mettere tutto il suo impegno questa volta col ferro battuto per rimetterlo in sesto per continuare la radura dei campi. Vedo che Piero già ha acceso la sua forgia a manovella con il carbon fiber, lo sta alimentando questa forgia e vedo che già ha messo a scaldare il ferro. Sto arrivando sopra l'officina, qui troviamo Mastro Pirino, vediamo che cosa sta realizzando. Sono a montare la cariola perché me l'avevo chiesto di andare a mettere una cariola usata alle gire. Almeno se bene è pronta, se non mi pure con matte notizie. È da stamattina che sono a lavorare, non mi portano neanche un bicchiere di vino. E Quirino quasi che arriva. Ma arriva il vino, Quirino. Se femmine non pensano a niente, E che state a fare? Che se pensano solo a spaffo. Brave. Sappiamo. Edoardo, che dici? Sto ferro è callo? Ricorda zio che lo ferro se te batte finché è callo, Lo saccio, lo saccio. Meno male. Qui ci sta anche Luigi. Che stai a fare, Luigi? Ecco, stiamo a cominciare a fare la stiglia per avanti. Ma quando avanti ne qualche anno si stacca tutto. Stai a dovrare il tiratura, Luigi. Sì, intanto stiamo a pulire, a fare la scorza e dopo la grinta. Sentiamo che Piero ha iniziato la sua opera. Sta battendo il ferro, quindi andiamo un attimo da Piero. Sì, ecco, stavolta che sta la rocca, dov'è la Romoletto? Non so che ci ha fatto, se ci ha combinato sto coso, ma lo sai. Dai, che col ferro caldo tu ci sai fare, quindi sai raddrizzare e rimodellare tutto quanto come ti serve. Sì, ci proviamo a vedere. Loro sono esperti del mestiere, invece Quirino, scusami, ma sta carriola per chi la te la famo oggi? Che è domenica! Quindi, io da domani sto anche aspettando, ma pronta la cariola!
Tenga a caricare il stadio, ma almeno se si piove, se scioglie sotto le ghive, no? Sì, la cariola è pronta della dia, mo per lo cosa sta loco, eh. La pigliare. Va bene, va bene. Mari, pure tu oggi, di domenica, tu te dai questa cariola? Vabbè, intanto la prepariamo, domani a lunedì. Ma la domenica si va alla messa, mica si va a lavorare. La messa ci siamo stati stamattina. Ah, va bene, va bene. Va bene, va bene stavolta. Sicuro che regge. Ma io la carico pesante, non è che vado leggero. No, regge, adesso ci può mettere pure il romoletto dentro, il giro porti a spazio. Ma il romoletto quanto pesa? Io che ci va proprio leggero. Però questa, io sono stato tutti i giorni a lavorare. Mi devo portare 5 kg di patate e 1 litro d'olio. Le patate le sono messe stamattina, se tutto va bene quando le regalo te le faccio mangiare. Va bene, pure un assaggio va bene. Ok, va bene, ciao. Grazie. Qui rima, che legno si usava per fare questa cariola? Allora, le stanche si usava la spina d'acia. Ah. E invece il cassone si usava la pede, perché è un legno leggero. E la spina d'acia è un legno duro, che no, è morbido però duro, non ti spezza. Invece il cassone doveva essere leggero, perché se no facevi tutta la spina d'acia e la cariola era pesante. Già non devo voglia di lavorare, fai pure la cariola pesante e E invece sta roba come la sei ribattuta, la roba della cariola? La roda è fatta Fabbro, e io. Meno male che sono frato Fabbro. Brava. Meno male. Francesca, qui al lato c'è una cucina attrezzatissima. Adesso vedo. Andiamo a trovare le donne e vediamo che cosa stanno cucinando. Vedi un po' che l'odore è buono, Presidente, sì, fino a qua. Sì, assolutamente sì, vado dentro la cucina. A noi era stato detto che avrebbero preparato i tagliarini con i fagioli e le cotiche. Poi che sei so. Preparato il buono? Sì, fagioli. Ma con l'uova senza uova? Con l'uova. Ha fatto tagliarini e fagioli con l'uova, vi assicuro c'è il sacco della farina. Una farina grezza sicuramente fatta da un mulino tradizionale, un mulino a pietra. Poi vedo qui anche una diana, che ci sta dentro la diana? I fagioli. C'è un sughetto con codiche e fagioli, Francesca. Ah, buono, buonissimo. C'è un profumo che è una delizia. Ma si sente pure qua, Lo sentiamo pure sul palco. Che bella mastra, bellissima. Sì, una cucina organizzata un po' in tutti i suoi particolari, Molto bella. Complimenti al caro numero 5. Sì, vediamo tanti oggetti. Chiedo! Sì. Ma la rosa è pronta. Un po' me la vengo a togliere allora, così monto sta cariola. Qui mi sono visto uno tirchio in cima al suo caro, ce lo fai vedere? Ecco Quirino che si è scotta. Se l'ho visto uno tirchio in cima a sto caro, perché ce lo fai vedere? Eccolo tirchio. Questo qua lo mettevano alle vacche quando lo portavano alla montagna, ci mettevano alla campana. Disandro se fa uno, se ci riesce, ma poco ci credo. Poi vado a presto a mattina che ha combinato. Senti, invece ho visto che tiene una bella scatola con tutti gli strumenti dentro, lo duraduro, lo graffietto, perché ce li fai vedere un po'? Sono proprio belli, vero Ugè? Bellissimi, Sì, questo qua lo duraduro, per lavare la scorcia di pattugli. Dopo questa veniva pulita, se no dopo la facevano le mani. Poi come sta a fare di leveci? Dopo ci passa la pianta, ma lisciata, meno. Così diventa liscia e meglio lavorabile, diciamo. Se finché non la scheggia alla mano. Poi, questo è il graffietto che serve per segnare le tavole. E uno quando deve, come ha fatto qui, per fare gli incassi. Senti, ma io ti voglio fare pure una domanda, ma alla fine di tutti questi lavori, ma qualcuno ti pagheva? E chi ti paga questi lavori? Ma non c'è nessuno? Con lo dolce che mi portiamo, un po' patate, un po' olio, un po' cipolla. Romolo! Tanto, e tu come lo paghi Piero oggi? Che ci sei portato? Adesso mi sa che le picchiattone con la bocca, Francesco. Poi vediamo, quello che ha bisogno ci accontentiamo, se lui ha bisogno di qualcosa, cambiamo, vediamo un po'. Quindi il baratto come forma di...
pagamento. E per forza. Tu Marisa, in cambio di questa carriola che ci sei portato a Quirino? Vado da Marisa, vediamo che ci vediamo dice. Che dice Marisa. Porta le patate, ma guarda la cava, se no ci tocco quelle che tengo dentro, ma devo tutti i cicci, se non te lo puoi mangiare. Eh sì, perché le patate quando hanno superato la stagione poi tendono a cicciare. Ma questo è esigente, quello cicciato in Sreviglia. Eh sì. Vabbè, quindi tutto sommato non devi davare, su, che cosa te l'ho portata? Lisandro non nutre troppa fiducia da parte di Quirino, anche se vi posso garantire che si sta impegnando per far sto cerchio, eh. È un vecchio legno, se tiro se rompe. Tira piano, gli sa, tira piano. Piano lo facciamo, piano, piano facciamo. Bravi ragazzi. Piero va avanti, quindi vediamo se è riuscito a sistemare parte dell'aratro. Sta forando a caldo un pezzo di ferro. Piero, mi raccomando, perché Romolo è un cliente molto esigente, da quello che ho capito, quindi il lavoro deve venire perfetto, ci aspettiamo il meglio da te. Dobbiamo vedere pure Fabrizio se riesce a ribattere sta faccia. Perché qua senza fascia è difficile sia raccogliere l'erba che fare il fieno. Vabbè, come prima volta ci sta venendo attente, sembra una lama di sica, ma tanto prima o poi l'erba o la struppi o la tagli, basta che cade. Ho capito, però se non taglia bene si fa un sacco di fatica Fabri, eh? E vabbè, però capite, è che ti riambarà perché poi all'inizio ci vuole. Però Stefano, devo dire che lo vedo molto meticoloso nel suo lavoro, secondo me riuscirà a finire questa lavorazione, a differenza dei carri precedenti che non riuscivano a concludere niente, secondo me Fabrizio riuscirà a concludere questo lavoro che sta facendo. Vi posso garantire che, anche non essendo un grande esperto, ma la sarà batte bene con la martellina. Bravo Fabrizio. Edoardo, a che punto state? Ci manca ancora un po'. Anche perché sbrigate, noi vogliamo sentire l'organetto, eh? E dopo lo faccio sentire con mio cugino Alessandro. Noi sappiamo che siete bravissimi a suonare l'organetto, quindi sbrigatevi, eh? Diciamo. Ma come diciamo? Sei bravo, siete bravi. Complimenti al carro numero 5, Francesca. Bravissimi componenti del carro numero 5 che sono molto laboriosi. Veramente hanno portato qui. Oggi tutti i loro strumenti, gli strumenti del loro mestiere, veramente ricostruiti fedelmente. C'è Romolo che è pronto per metterlo Emmer all'arato, se Piero ha finito di prepararlo, eh. Bisogna fare sta prova, dai. Un applauso a Piero che sta lavorando sull'incudine, veramente. Non si è fermato bravissimo. Un momento, Francesca. Piero, io sono venuto, ma è pronto su Emmer. La soltata un po', come proviamo a vedere. Vediamo un po'. Va bene. Vediamo un po'. Guarda che se va che non vuole rompere. Romolo, come si dice? O soddisfatto o rimborsato, Bene. Quindi vedi un po', No, vediamo. La prossima è una vacca, va, è uguale, A me va bene, arrangio da sì. E voi che devi allo falegname perché ci mancano le leggi qua. Quindi la parte del ferro è andata. Adesso ci serve il falegname per le orecchie. Le orecchie servivano a aprire il solco, a dilatare la terra. Qui sono pronto a essere orecchie ferrate. Romolo, te lo faccio a domani perché voglio finire di fare la carriola, che ho dato una salavera, lo togli. A domani pomeriggio è pronto, te lo faccio e dopo dovrei arrivare. Oh, a domani devi riacchigliare le patate, e vedi un po' che te la fai, se no io carichiamo, ma quando lo mettiamo le patate? A domani mi porti 2 litri di vino, la rata è pronta. Ci apporta, così siamo insieme, meglio così. Affare fatto. Va bene. A posto. Voglio ricordare che Romolo è un personaggio
presente da numerosissime sagre della Crespella, è stato sempre presente a Pavolo, uno dei veterani della sagra della Crespella, assolutamente sì, con tutta la famiglia riportata alla luce eventi di momenti di vita quotidiana importanti del nostro territorio. Bravo Romolo, bravi tutti, bravo Quirino, perché Quirino, diciamo, è un po' più giovane, ma non manca mai la sua presenza alla sagra della Crespella. Bravissimi ragazzi, bravissime anche le cuoche, vedo Assunta che sta preparando questi tagliatini, sono stati impiattati. Federica, è pronto? Si sente un profumo delizioso. Anche perché devo dire che questi ragazzi se li sono meritati tutti questi tagliatini, sono stati bravissimi. La carriola è finita, completata, quasi, quasi. Forza Edoardo, che vogliamo sentire l'organetto. Sì, stanno concludendo il tutto, eh. Francesca, ti assicuro che la carriola è pronta, l'aratro è al buon punto, Verini sta costruendo un'altra carriola. Luigi sta facendo la stiglia, la sta ultimando, quindi possiamo dire che il carro numero 5 ha realizzato un po' tutte le sue attività. Sì, sì, sto vedendo, stanno completando i loro lavori con grande maestria, veramente. Alessandro, come va? Bene? Vedo che anche tu hai imparato il mestiere del fabbro, eh? Quasi. Sono pronti per il pranzo, eh? C'è il richiamo delle donne. Sbrigatevi, che si fredda. Mia moglie sta ancora in fila. Fabri, è finito. Quasi. Il povero Edoardo si sta stancando a girare la forgia, ve l'assicuro, eh. Vero Edoardo? C'ha ragione. Se papà ha finito, se il zio ha finito, io lascerei il tutto stare, eh. Basta, no, dici. E poi devi suonare, stai a sudare, dai. È al caldo, qua, c'è il fuoco. Ma se no, dopo mi ha preso proprio la pelle, mi ha fatto la paglia. Perché è la paglia, no? Bravo, Edoardo. Spiegali che ste ragazze vogliono ballare la ballarella, eh? No! Ginevra, sei pronta per la ballarella? E questi si sbrigano. Diccelo un po'. Quirino vuole ultima la carriola, lo vedo, si imperterrito, finché non ha finito la carriola non smette. Dai che ci siamo, lo conosciamo bene Quirino, sappiamo che è un grande lavoratore. Vuole concludere tutto alla perfezione, è un grande perfezionista. Carriola ultimata, adesso la scendiamo, eh. La ruota va bene Romolo, va bene la ruota? Gira, perfetto, gira, perfetto. La fa da Viero. Lo so. Lo fa pure, lo fa. No, gira pure là. Basta che gira, basta che gira. Ecco la carriola, nuova fatta da Quirino, eh. Ah, che bella carriola, bellissima, bravo Quirino. Marisa, va bene? Ok, possiamo ringraziare allora tutte le attività fatte dal carro numero 5. Sì, bravissimi componenti del carro numero 5, veramente bravissimi. Abbiamo visto i mestieri del fabbro e del falegname. Adesso potete mangiare questi tagliarini e fagioli, sono meritatissimi. E per campare deve arrangiare, quindi era... Per forza, era una filosofia di vita. Scusa, Sì. Eccoti. I fabbri del 014 ne sono rimasti lunghissimi. Mio fratello è in gamba. Però porto dei lavori fatti da mio padre. Se li posso spiegare. Bellissimi, illustraci questi lavori che ha fatto tuo padre, sì. Achille. Grande Achille. Achille. Questo qui è un ramo con un serpente. Stava a fare il militare mio padre. 18-19 anni. Quindi è vecchissimo. Sì, ce l'aveva a casa, però mia madre l'ha fatto togliere perché c'ha paura delle serpi.
Questo qui è un mazzo di rose, dove ci vanno le candele, c'aveva 18 anni. Questo uguale, c'aveva la stessa età. Un portacandele, un pezzo di tondino che ci ha fatto l'annuto per portarlo, come lo portava una volta. Questo è un portacandele a muro, sempre fatto dalla forgia, no? Mo comprene tu. Questo qui sono due teste di drago. Bellissimo. È una maniglia che mi portò. Quando se l'hanno da togliere l'ha lasciato perché. Ovviamente tutto fatto a mano perché la Santa mano, Beatrice. Questi cioè sono dei campioni, ci ho messo le luci io per farli vedere. Questo qua è uno struzzo. È un porta uova dello struzzo. È un pezzo di piattina. È un pezzo unico. Che l'ha riscaldata la forgia, l'ha tagliato con gli scartelli e l'ha sagomato come doveva essere. Tutto qua. Perfetto, bellissimi, grazie. Un applauso anche per Achille. Una mostra di oggetti realizzati da tuo padre. Mio fratello ha fatto dei stappabottiglie. Ah, che belli. Li regaliamo alla giuria. Poi, grazie. Se manda qualcuno li faccio. Grazie mille a voi. Complimenti ragazzi, complimenti a tutto il carro numero 5 che ci ha mostrato quanto fossero duri questi